Il mondo dell'auto elettrica sta procedendo a vele spiegate e nuova Volvo EX30, il nuovo B-SUV 100% elettrico di casa Volvo, ne è esattamente la prova. Un'auto arrivata leggermente dopo altre competitor per questo segmento, ma capace di colmare ampiamente il gap con le rivali, anzi riuscire a proporre quanto di più innovativo si possa proporre oggi nel mondo dell'auto elettrica e riesce a farlo con risultati davvero soddisfacenti. Quindi vi accompagno oggi a scoprirle in questo video in pillole. Si tratta di un crossover compatto, soli 4,23 m di lunghezza, per 1,84 m di larghezza e 1,55 m di altezza. Un'auto che chiaramente riprende tutti i tratti stilistici delle Volvo più moderne, ad esempio il martello di Thor qua davanti, ma con grafica a pixel. Si tratta di un gruppo ottico chiaramente a matrice di LED. Riprende, dicevo, gli stilemi di casa Volvo, ma con dimensioni più compatte e in un'ottica 100% elettrica. Dalla vista laterale possiamo chiaramente capire fin da subito trattarsi di una piattaforma nativa elettrica. Basta vedere come sono posizionate le ruote agli estremi della piattaforma, con sbalzi davvero estremamente ridotti. Questo vuol dire che si può sfruttare al massimo lo spazio all'interno. Piattaforma skateboard, quindi con la batteria collocata nella zona più bassa possibile, a beneficio poi della dinamica di guida, quindi abbassa il più possibile il baricentro per sfruttare al massimo l'abitacolo, con 2,65 m di passo. Vista posteriore, che in realtà riprende molto quelli che sono gli stilemi anche da questo punto di vista di casa Volvo. Vediamo i classici gruppi ottici verticali sviluppati verticalmente, che riprendono ad esempio quelli di Volvo XC60 e XC90, chiaramente però ridisegnati in un'ottica più contemporanea. Apprezzo molto anche poi la finitura di questo gruppo ottico. Guardate come è acceso questo rosso di questi pixel LED qua nel posteriore, e risulta anche piuttosto monolitico. Si tratta però pur sempre di un B-SUV, infatti il bagagliaio non è di certo da record. Si parte da circa 318 litri di capacità minima, in realtà quanto basta per un weekend tra amici o una vacanza vera e propria in coppia. I cavi di ricarica si possono poi nascondere o qua sotto, come possiamo vedere in questo caso, oppure anche qua davanti. Chiaramente piattaforma nativa elettrica vuol dire che possiamo sfruttare un po' anche lo spazio qua davanti. In realtà si tratta di soli 7 litri utili, quanto basta per nascondere i cavi di ricarica. Si poteva comunque fare di meglio anche qua nella zona anteriore. E poi veniamo all'abitacolo, che forse è una delle aree più innovative di quest'auto. Possiamo già vedere le forme, come risultano essere futuristiche, minimali, in puro stile Volvo, in puro stile scandinavo, con un grosso display da 12,3 pollici qui al centro. Da questo si controlla tutto dell'auto, infatti qua davanti non abbiamo alcun tipo di strumentazione, non abbiamo le DAB display, ma tutto viene gestito qua dentro. In realtà viene gestito anche piuttosto bene, perché abbiamo a che fare con un sistema costruito sulla base di Android Automotive. Infatti la navigazione è basata su Google Maps, quindi perfettamente efficiente, ci informa sui dati relativi al traffico, se impostiamo la destinazione ci va a pianificare quella che può essere l'autonomia residua al momento in cui arriviamo a destinazione, e ci pianifica anche il percorso sulla base delle ricariche intermedie. Ci sono prevalentemente materiali gommati e plastici, ma tutte le plastiche sono riciclate, derivate da elementi riciclati, ma tutto comunque ben amalgamato, con dei colori secondo me ben riusciti, e anche al tatto i materiali sono davvero molto belli da toccare, infondono comunque molta solidità. Gli assemblaggi sono davvero molto solidi, quindi un'auto veramente costruita molto bene. Vi faccio vedere poi alcune altre soluzioni molto intelligenti. Il tunnel centrale presenta questa sorta di console flottante, possiamo andare a scegliere se liberarla completamente da questi due inserti portabevande, oppure andare a far sparire parte della console o tutta la console, oppure si può anche configurare con metà portabevande e metà supporto, ad esempio, per altri accessori. La si può far sparire in questo modo, e qui in mezzo poi c'è tantissimo spazio. Qua sotto abbiamo una sorta di doppio fondo dove andare a nascondere altri oggetti, molto capiente, due prese USB-C, e sopra si possono andare appunto a appoggiare altre cose. E anche qui troviamo due comode piastre per la ricarica wireless, col telefono sempre in bella vista anche qua davanti, e poi tantissimo spazio per le gambe dei passeggeri anteriori. E parliamo anche di ricarica in corrente continua, si può arrivare fino a 153 kW, mentre in corrente alternata alcune versioni beneficiano anche del caricatore di bordo da ben 22 kW, un qualcosa di veramente molto utile quando ci fermiamo a delle colonie pubbliche. E poi è costruita bene anche a livello meccanico, mi è piaciuta soprattutto dal punto di vista della dinamica di guida, un assetto molto compatto, solido, trasferisce tantissime buone sensazioni proprio dal punto di vista della solidità generale dell'auto. È ben insonorizzata all'esterno, le sospensioni lavorano molto bene, nonostante siamo in compagnia di un esemplare con cerchi da ben 20 pollici, riesce comunque
comunque a digerire piuttosto bene tutte le asperità del manto stradale. Lo sterzo ha una buona consistenza, ma oltre a questo si può anche regolare su tre diversi livelli per andare a selezionare quello che può essere uno sterzo un po' più leggero o un po' più consistente. Abbiamo un'erogazione fluida, morbida, ma al tempo stesso anche dinamica, perché la versione con singolo motore posteriore che stiamo provando oggi ha comunque a disposizione ben 272 cavalli e 340 Nm di coppia. Questo vuol dire uno 0-100 coperto in meno di 6 secondi. Poi volendo c'è anche la versione dual motor con oltre 400 cavalli e 0-100 concluso in soli 3,6 secondi. Quindi anche per chi ricerca le prestazioni, da questo punto di vista Volvo X30 c'entra pienamente l'obiettivo. Non mancano poi ADAS di livello 2, un sistema tecnologico veramente pensato per facilitare la vita di chi sta al volante di questa auto, quindi un'auto che veramente infonde piacere durante l'utilizzo, soprattutto per un comparto di comfort che è stato ben realizzato. In Volvo non hanno lesinato sul materiale fonoassorbente, che comunque isola benissimo la vettura dall'esterno. È tanto luminosa anche grazie a questo magnifico tetto panoramico in vetro. Chiaramente nelle giornate più calde forse ecco fa penetrare un po' più di calore all'interno dell'abitacolo. Non avrebbero guastato dai sedili ventilati, o comunque c'è la possibilità chiaramente di preclimatizzare l'abitacolo, quindi è un qualcosa di fondamentale secondo me a bordo di un'auto elettrica. Ma comunque devo dire un'auto ben pensata, ben realizzata e soprattutto ben funzionante dal punto di vista dell'efficienza. Sì, perché alla fine i consumi medi registrati con utilizzo prevalentemente urbano sono di circa 17 kWh su 100 km e quindi questo si traduce in autonomia di circa 400-420 km, alla fine non molto distante dai 470 km promessi da Volvo. E a livello di prezzi, beh, dovete sapere che il listino parte a 37.350 euro per la versione core, quindi alla base della gamma, con batteria più contenuta da 51 kWh. La versione che vedete qua nelle immagini, quindi con batteria maggiorata, le versioni extended range che possono arrivare fino a 69 kWh di batteria, in allestimento ultra, quindi quello al top della gamma, parte da poco più di 49.000 euro. Ma vi parlo di prezzi, allestimenti, soprattutto considerazioni sui consumi e sull'autonomia, sempre all'interno della prova completa che trovate sulla sezione automotive del giornale.it, e vi do appuntamento alla prossima prova. Ciao ciao!